Nuovo colpo di scena sul caso di Tiziana Cantone, la 31enne di Mugnano di Napoli, morta nel 2016 dopo essere finita nel tritacarne mediatico per un video privato diventato virale. La Procura di Napoli ha deciso di riaprire il caso. L'avvocato di famiglia Salvatore Pettirossi ha ottenuto il dissequestro della pashmina di seta, affidando ad un medico di parte il compito di esprimere un parere tecnico a caccia di tracce biologiche. Gli analisti, consulenti della parte offesa, intanto stanno facendo luce sulla cancellazione di alcuni dati informatici dai dispositivi usati da Tiziana, l'ipotesi di reato e frode processuale. I dispositivi sono stati manipolati e sono stati cancellati, tutto il loro contenuto. Abbiamo consegnato la pashmina a un medico genetista dove ha rinvenuto una serie di DNA che non fanno riferimento né a Tiziana né ai genitori né alla zia che ha ritrovato il corpo quella tragica sera. Ci sono anche ulteriori anomalie, vale a dire l'assenza di un'autopsia. Sul corpo della ragazza è stato rinvenuto una puntura, un buco d'ago e non sono stati svolti esami tossicologici o altri tipi di esami. Il suicidio non mi convince in ragione di tutte queste anomalie. Il corpo della ragazza penzolante in una posizione che non poteva consentire quel tipo di strangolamento, la pashmina lunga su un corpo appoggiata sul collo della ragazza non intenzione, sarà la procura a valutare successivamente dopo che avremo depositato una richiesta di riapertura del fascicolo.